funziona, sì, sì, sì. Io volevo dirti una cosa. Quando si firma per una società che in 111 anni di storia ha avuto solo 4 allenatori che hanno allenato per più di 5 anni, uno mette in preventivo anche che ci sia una riconsiderazione della conduzione tecnica, anche se è una situazione che stai portando avanti molto elegantemente, secondo me. E soprattutto, visto che il presunto successore solo l'anno scorso è stato esonerato dopo aver vinto sia una Premiership che una FA Cup nei 2 anni in cui è stato, ti sembra che entra tutto nel gioco, entra tutto nel pacchetto di cui uno si deve aspettare? Sì, ma per l'amor di Dio, ma è anche corretto che poi nella conduzione ci sia chi ti deve analizzare e poi va a prendere delle decisioni per migliorare quella che è la tua posizione. Purtroppo non vorremmo mai che tocchi a noi, però poi tutti abbiamo da render conto a qualcosa, a qualcuno. C'è qualcuno che ci giudica sempre e di conseguenza è una cosa che può avvenire, non è assolutamente un problema, no? Da un punto di vista mio non è un problema. A me mi sembra di non aver detto niente, di non aver fatto niente, insomma, ecco. Ieri se una cosa la riportiamo tutti i giorni per 3 mesi, c'è qualcuno, una cosa certa, qualcuno te la dice, o se no c'è una volontà di voler venire a creare degli squilibri, a destabilizzare, e qui è risuccesso, perché è da 9 anni che succede sempre alla stessa maniera, che gli si va addosso, si scrivono sempre le stesse cose, si crea delle pressioni, e poi va sempre a finire che qualche cosa per strada si perde, perché è così. Per cui è la domanda precisa qual è? Se sono, ma fa parte del ruolo, il ruolo dell'allenatore in Italia è sottoposto ad essere poi un ruolo precario, e è anche corretto per certi versi, perché una società come l'Inter deve scegliere il meglio per sé, ecco. Non dimentichiamoci però da dove siamo partiti. Prego. Se no, fa della confusione. La sensazione che un po' tutti abbiamo avuto è che però, insomma, forse lei sembra quasi rassegnato, no? Come se no, ci fosse... Sono offesi. Cioè, se dice ecco le offese. No, non è un'offesa, però... No, è un'offesa. Ha detto. No, senza. Piove, poi piove, finisce che poi piove. No, cioè, tu se lo ridici, poi va a finire che ci indovini qualche volta. Se da 2 anni scrivi sempre la stessa cosa, ma non sarà mica qualità quella lì. E sparare nel mucchio, poi piano piano avviene. Quello che ha qualità dice, oh, domani l'altro alle 2 piove, e piove. Ma quello che dice, oh, e piove oggi, sole, piove domani, sole, piove in fondo all'anno, piove, no, sole, piove poi il prossimo anno, e va a finire in 2 anni piove. E qual è rassegnato sei tu? Se tu vuoi, no, fermo, rassegnato sei tu. Se tu vuoi, a me m'avanza roba per mettertela a disposizione. C'hai qualche problema? Allora, se hai qualche problema, vieni a parlare, io ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere, perché a me, per me, me ne avanza. Non ti vedo tranquillissimo, sto musino un po' bianchino, un po' smunto, secondo me tu c'hai qualche cosa che ti dà noia. Vieni a parlare, se ne parla, e te la metto a disposizione la risposta che tu cerchi.